Ecco. Le persone a casa stanno un attimino così anche in panico, perché non è che ci stanno capendo tantissimo sulle tasse da pagare, anche perché giugno è bollente sotto il fronte delle scadenze fiscali, appunto per i contribuenti. Quindi inevitabilmente si passerà a parlare, no? Dall'IRPEF all'IRES, dall'IRAP all'IMU, dalla TASI alla TARI. Non ci stanno capendo tantissimo le persone, soprattutto voi da casa potete interagire e fare qualsiasi domanda al nostro esperto, perché noi siamo qui in presenza del dottor Mario Michelino, che ci ragguaglierà un po' su tutto questo. Quindi fatelo attraverso anche il nostro numero di telefono 081 41 0077. Noi cercheremo di essere più chiari possibili per spiegarvi tutto quello che naturalmente andranno a pagare i contribuenti proprio nel mese di giugno. Buongiorno, adesso, buongiorno, come va? Buongiorno a tutti, bene, grazie. Ci sono una serie di scadenze imminenti. Il 16 giugno è chiamato il day proprio dell'Agenzia delle Entrate. Tra tasse, appunto, IRPEF, TASI e IMU ci sarà una scadenza notevole. Anche Camera di Commercio, tra l'altro, si è messo in questo periodo. Diciamo, quello che la fa da padrona in realtà è proprio la TARI, che ha generato non pochi dubbi rispetto alla sua applicazione. E anche dal fatto che c'è stata un po' di confusione sia dal punto di vista della genesi della TASI proprio, sia la sua concreta applicazione, che troverà, diciamo, l'ultima data di scadenza nel giorno del pagamento, che è il 16 giugno. In realtà la TASI praticamente è una componente della IUC, questa nuova imposta comunale che hanno introdotto con, diciamo, governo Letta, ripresa poi dal governo Renzi e dal Parlamento, che hanno introdotto una serie di correttivi, cercato quantomeno di introdurre una serie di correttivi, e poi invece dai comuni, che si sono divertiti in realtà ad applicare una serie di delibere, e parliamo di circa 2200 comuni rispetto a tutta la maggioranza che poteva deliberare, quindi solo una piccola parte ha deliberato. La TARI quindi è la tassa sui... sui servizi indivisibili. Okay. In realtà la IUC, che è imposta comunale, è un tributo che assorbe l'IMU, che è la tassa appunto che deriva dalla vecchia ICI, tra virgolette, a cui si somma la TASI, questi servizi indivisibili, che in realtà noi prima pagavamo con la maggiorazione dello 0,30 abbinata alla TARES sui metri quadri dell'appartamento. Adesso hanno, diciamo, riformato questo quadro normativo e hanno tenuto divisi questi servizi che il comune chiama indivisibili. In realtà li ha quantificati il comune nel proprio piano finanziario, hanno identificato quali sono i costi e hanno chiamato a contribuire chiaramente tutti i cittadini del comune, deliberando una sorta di addizionale a quella che era la vecchia IMU. In sostanza, facciamo l'esempio del comune di Napoli, è stato deliberato appunto il 23 maggio l'applicazione e il regolamento della TASI, che con delle percentuali vanno a utilizzare lo stesso calcolo dell'IMU, ma in aliquota ridotta. E praticamente i proprietari, invece di versare l'IMU in sostanza, verseranno questa TASI, cioè l'integrazione per i servizi indivisibili. Quindi si deve versare così la TASI. Perfetto. Entro il 16. Entro il 16, scadenza che, diciamo, tra l'altro non solo assorbe la TASI, assorbe l'IMU, e contemporaneamente c'è il primo versamento per quanto riguarda le scadenze IRPEF. Scadenze IRPEF che pare che però stamattina era, diciamo, alla firma del ministro, dovrebbero essere prorogate al 7 luglio per i soggetti con studi di settore, in quanto, diciamo, l'Agenzia delle Entrate non è riuscita a dare in tempo i programmi di controllo per le dichiarazioni dei redditi, quindi in ritardo loro, in ritardo saranno spostati anche i versamenti. Okay. Questo, diciamo, è il quadro. Non solo, ma ci sa anche alla cassa, viene chiamata anche la Camera di Commercio, che ha chiamato tutti quanti a versare entro il 16 giugno anche i diritti camerali, cioè quella tassa annuale che le società e i piccoli imprenditori devono versare per la Camera di Commercio, appunto per essere iscritti nel registro delle imprese di Napoli. Oltre questo, chiaramente ci sono anche versamenti classici del 16, ci riferiamo a quelli che sono tutte le ritenute, sia alla fonte che imposte sostitutive. In sostanza, per quanto riguarda i versamenti dei dipendenti, quindi per gli stipendi erogati nel mese di maggio, per i pagamenti fatti ai compensi dei professionisti nel mese di maggio, in sostanza abbiamo una cinquantina di scadenze che ci affliggono entro il 16 del mese di giugno, prossimo.
e questo chiaramente la fa capire, insomma, la fa da padrone su capire su che confusione c'è in giro, sull'adeguamento del software che ci deve essere per i commercialisti e sul tipo di lavoro che sta pressando in questa fase i commercialisti, in sostanza. È un vero, pressa i commercialisti e, insomma, i cittadini non sono molto contenti. Il portafoglio dei cittadini, naturalmente. Il portafoglio dei cittadini non è molto contento. Non è molto contento. Per di più perché loro si trovano adesso a pagare in una sorta di confusione. Non hanno, ecco, avuto, non hanno ben chiaro tutto. Non hanno ben chiaro le idee, non hanno avuto neanche il tempo di metabolizzare questa nuova tassa, appunto, che li vedrà costretti a pagare quest'anno. Ecco, che cosa succede nel caso in cui vengono fatti degli errori o piuttosto si paga in ritardo? Diciamo, c'è la possibilità di ravvedersi, quindi una sorta di ravvedimento operoso, e la dice lunga sul fatto che la legge di stabilità, appunto, attualmente in vigore, ha previsto che chi fa versamenti in ritardo e si riferisce al secondo semestre del 2013 può versare entro il 16 giugno sempre 2014 senza interessi e senza sanzioni. Questo perché? Perché noi ci portiamo alle spalle un precedente versamento dell'IMU 2013 che pure fu oggetto di una serie di problematiche e confusioni, e quindi hanno previsto proprio per via normativa la possibilità di sanarlo senza sanzioni. La stessa cosa succederà adesso con la TASI, in quanto c'è una sorta di ravvedimento possibile nei 3 giorni e nei 30 giorni, ma che è tutto vantaggio dei contribuenti, proprio per far presente, insomma, che c'è stata una confusione notevole e notevoli scadenze di versamenti, quindi è chiaro che l'errore è dietro l'angolo, in sostanza. Certo. Allora, i cittadini, soprattutto su questa parte, non, come abbiamo detto anche inizialmente, non sono proprio sereni perché non riescono a metabolizzare quelli che possono essere stati i cambiamenti. Però la cosa fondamentale, loro chiedono sempre: sì, ma con tutti questi cambiamenti andremo a pagare di meno, andremo a pagare... Non cambia comunque inevitabilmente nulla, questi sono gli adempimenti da fare. Gli adempimenti sono questi da fare, in sostanza pagheremo di meno, è difficile. E in realtà parliamo del presupposto che con, diciamo, il federalismo fiscale, in realtà i comuni devono essere autosufficienti, non ci sono più quei trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni, quindi nel momento in cui il comune ha un piano finanziario delle spese da sopportare, è chiaro che si rivale sui contribuenti. È vero che quest'anno c'è stato un tetto massimo, appunto non posso pagare più dell'anno scorso per quanto riguarda la IMU, quindi il tetto da fermarsi al 10.6 e ci riferiamo alle seconde case, fermo restando che l'IMU 10.6, la TASI proprio nel comune di Napoli ha scelto l'aliquota massima, il 3.3, cioè il 2.5 del regime più lo 0.8, proprio per far fronte a delle agevolazioni che dovrebbero essere corrisposte nei confronti dei cittadini meno ambienti. Dottore, facciamo così, rispondiamo a una telefonata. Pronto? 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 Buongiorno, con chi parliamo e da dove chiama? Io sono Rocco Bruno. Rocco? Rocco Bruno. Sì. Prego, voleva fare una domanda? Sì, la signora qua, questo fiscalista. Sì. Prego, faccia pure. Senta un po', volevo sapere come mai io ho pagato dalle 150 dell'anno scorso di spazzatura alle 400 attuali. No, non ho capito, ha avuto un rincaro. Spazzatura, quasi 250 euro. Quindi la tassa sui rifiuti. Allora lui si sta riferendo sicuramente alla TARES che ha ultimato di pagare di recente, quindi non è ancora la nuova TARI che entrerà in vigore quest'anno. La TARES rispetto alla TARSU, perché c'è stata anche un'evoluzione per quanto riguarda la spazzatura, si è passata dalla TARSU, diciamo 2 anni fa, TARES che è stata recapitata ai cittadini tra novembre e dicembre e che poi hanno pagato a rate. In 4 rate avrà finito di pagare adesso. Sulla TARES c'è stato un notevole aumento in quanto il Comune ha rivisto tutto il servizio di smaltimento dei rifiuti ed era obbligato, proprio per evitare il dissesto, a una copertura finanziaria integrale. Quindi c'è stato un aumento della TARES. Quindi adesso stato un vero e proprio aumento, sì. Signor Rocco, giusto? Pronto? Vabbè, è caduta la linea, noi comunque c'è stato un continuiamo aumento a dare della le TARES, nostre spiegazioni. C'è stato un aumento della TARES, quindi inevitabilmente perciò ha pagato di più. E adesso ci sarà, nel 2014 la TARES si trasformerà in TARI. Ok. Quindi ha smesso di pagare la TARES, adesso i comuni si attiveranno per inviare il pagamento chiamando il tributo TARI. TARI. Quindi messa in soffitta la vecchia TARES. Anche in questo caso avremo un aumento? Dovremo vedere, diciamo, le nuove tariffe che escono. Che escono. Quantomeno ci allineeremo alla TARES sicuramente.
Va bene, allora, dottor Michelino, è stato molto esaustivo anche su questo tema, molto chiaro, vedremo poi eventualmente i risvolti, quello che ci sarà e soprattutto per magari ci rincontreremo qui, certo, per i prossimi pagamenti, che quelli sicuro non finiscono mai. Allora, io ringrazio anche la persona che ci ha chiamato da casa, vado in pubblicità, quindi ci fermiamo per pochissimi minuti perché ci sono tanti temi oggi da affrontare, a tra poco.